Procediamo allora con il discorso in continuità, perché avrete capito che i nostri contributi sono agganciati l'uno all'altro, no? E il mio compito è quello di parlare dei nodi formativi come strategia per l'apprendimento. In che senso strategia? Procedendo vi accorgerete che io tenterò di fare delle dimostrazioni, ricorrendo anche ad esempi, in cui mi interessa proprio mostrare come, impostando per esempio la macro progettazione del curriculum e la micro progettazione in classe, è necessario che l'insegnante, gli insegnanti, parlo al plurale perché è un lavoro che va fatto insieme, mettano in moto proprio delle azioni strategiche per realizzare il proprio scopo, la propria meta, cioè quella della progettazione, senza perdere mai di vista l'allievo, l'apprendimento dell'allievo, i problemi dell'allievo. Comincio questa, forse anche una narrazione, mi piacerebbe che fosse una narrazione più che una esposizione, narrazione di tappe, di esperienze che abbiamo condotto, provato, su cui abbiamo riflettuto e via dicendo. Allora, procederò accompagnandomi da una serie di domande che mi sono posta dovendo sviluppare questo discorso, ma che in realtà ho recuperato dagli insegnanti con cui ho lavorato facendo formazione. Allora, prima di ogni altra cosa andiamo a chiarire che cos'è un nodo concettuale formativo. Questo concetto, questa idea ha una sua storia che nasce intorno al 1999-2000, soprattutto all'interno delle associazioni professionali, quando proprio per riflettere sui saperi essenziali si è cominciato a parlare di nuclei fondanti, non tematici, fondanti, intesi come concetti, saperi di base importanti, imprescindibili da porgere nell'insegnamento. Però c'è stata una evoluzione del concetto. Prima il concetto di nodo veniva usato anche molto spesso come sinonimo di nucleo fondante. In realtà, cosa è accaduto? Che l'attenzione, che prima era molto incentrata sulla disciplina, nello sforzo di trovare i nuclei fondanti, anche se ben rivolti all'insegnamento, si è fatta strada l'idea che in realtà questa ricerca, questa analisi veniva condotta per l'allievo. E quindi al centro dell'attenzione doveva stare l'allievo, e quindi la ricerca, la definizione dei saperi essenziali doveva essere commisurata a un individuo reale, non astratto. Ma ancora, parlando di competenze, sempre più si è fatta strada l'idea del contesto, della situazionalità, della concretezza delle azioni, dell'importanza dei processi da promuovere. E allora ecco che era necessario uscire da un'idea così generale di nucleo fondante, no? Che è un elemento fondamentale, importante, che dobbiamo ricordare, però è necessario andare oltre a questa genericità e a precisare le circostanze, le situazioni, i contesti, e questo quindi si trova meglio e di più nell'idea di nodo concettuale formativo. Concettuale perché
non dimentica quello che è lo spessore della disciplina, quello che è l'aspetto culturale. Non si va qui oltre alle discipline. Abbiamo le discipline, ma dobbiamo al tempo stesso considerare la formatività, cioè come trovare dispositivi di mediazione della disciplina per l'allievo. Perché il nostro focus è proprio l'allievo. Allora, altra questione ancora, ma quali sono questi nodi? Facciamo subito degli esempi e dove rintracciare i nodi. Voi sapete che nella proposta curricolare che noi facciamo, già era un discorso del precedente seminario RED sul curriculum, noi abbiamo impostato la costruzione del curriculum secondo nodi concettuali formativi. E dove allora, se non addentro alle indicazioni? Quindi la costruzione parte da una lettura e da una interpretazione delle indicazioni organizzata secondo una certa logica di ricerca. Allora, io qui ho preso un esempio, la lettura, non mi voglio rivolgere agli insegnanti di lettere, in realtà di italiano, questo è un esempio, mi rivolgo a tutti, ma attraverso questo caso troviamo proprio una serie di situazioni che si possono trovare all'interno delle indicazioni quando procediamo in questa analisi di traguardi ed obiettivi. Allora, io qui ho riportato i traguardi relativi alla lettura, dire legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie di lettura, è una forza, una potenza, uno stimolo fortissimo, ma io ho bisogno di concretizzare molto di più. E allora, andando ad esplorare e a interrogare gli obiettivi che si riferiscono a questo traguardo, io trovo che molti obiettivi, ecco, vediamoli pure scorrendo attraverso, seguitemi nell'uso dei colori, andando a esplorare, ecco, gli obiettivi, non riesco ad aprire a schermo intero. Come mai? Ecco qua. Seguite i colori, no? Questi sono i traguardi. Che cosa accade? Che focalizziamo l'attenzione, per esempio, su questo traguardo, che è l'unico, legge e comprendi i testi usando strategie di lettura, quindi io penso che valga per la primaria, ma anche per la secondaria, sebbene la secondaria abbia un vuoto. Seguendo gli obiettivi, io vedo che ci sono una serie di obiettivi che possono essere accorpati insieme perché parlano di strategie, parlano di azioni strategiche che l'allievo deve fare guardandosi, quindi il focus è rivolto su se stesso. Quindi questo diventa per me una pista di lavoro, diventa un nodo significativo perché individuerò una serie di processi specifici per questi contesti di azione, ma anche una serie di situazioni in cui l'allievo, per esempio, si mette alla prova, in cui l'allievo, confrontandosi con i compagni, trova delle vie per capire meglio, capire di più, ricordare ancora di più e via dicendo. Ancora, sempre riconducibili a questo traguardo, noi troviamo una serie di altri obiettivi che invece puntano sulla pluralità dei testi, per cui l'azione non è più rivolta su se stesso, ma l'allievo deve cercare testi, le strutture dei testi, fare un confronto, eccetera, eccetera. Quindi
è un'altra situazione di lavoro. La logica sottesa in parte è simile a quella che avevamo visto nel nodo precedente, ma in parte è completamente nuova. Sicuramente le situazioni sono diverse dalle precedenti. Ancora di più pensate quando mi si dice, in questi obiettivi sempre riconducibili allo stesso traguardo, leggere, farsi un'idea del testo, trovare spunti e poi ancora riformulare in modo sintetico riorganizzando le informazioni. Ma qui, a parte che così non sta in piedi, io devo subito agganciarmi alla scrittura dove trovo un'altra serie di obiettivi che parlano di strutture di sintesi, d'accordo? Quindi ho due abilità linguistiche che devono integrarsi insieme. Ma lavorare sulla sintesi del testo apre un mare, no? Sulla riformulazione, quindi leggere per riformulare è un altro tipo di lettura, cioè ha degli aspetti che sono peculiari e poi vedremo sempre con degli esempi. Allora, tutto questo per dirvi che i nodi quindi si possono trovare esplorando gli obiettivi. Notate, e poi riprenderemo questa osservazione, come io abbia evidenziato i verbi presenti nelle indicazioni, perché per noi sono, per noi che dobbiamo costruire il curriculum, che dobbiamo lavorare in classe, sono già elementi molto indicativi di cui tener conto. Allora, andando in questa lettura e interpretazione, noi dobbiamo affrontare due questioni che si presentano. Non è un'operazione facile questa della lettura e dell'interpretazione dei traguardi. Qui ci sono insegnanti delle scuole dove abbiamo lavorato e loro stessi ve lo possono garantire, no? Che all'inizio non era chiaro, ecco, ma perché? Non c'è in realtà una regola, io non vi sto dando adesso una regola, però vi sto dando un criterio. Allora, sicuro che le indicazioni non sono costruite, i traguardi non sono costruiti tutti nella stessa misura, per cui potrebbe essere che un traguardo coincide con un nodo formativo, cioè gli obiettivi che si riferiscono a quel traguardo rappresentano già un nodo concettuale formativo, oppure, come abbiamo visto nel caso precedente, un traguardo presiede all'articolazione di più nodi, oppure, come nel caso precedente, ancora in particolare nello studio, nel leggere per studiare, un traguardo deve per forza incrociare altri traguardi per dare origine ad un nodo. Allora, questo deve portare ad una lettura che va avanti e indietro nella ricerca anche di questi collegamenti, perché a volte i collegamenti avvengono anche con discipline che non sono le nostre. Altra questione ancora, quanto spaccare, scindere gli obiettivi e quanto invece accorpare? Io ho trovato insegnanti che cadevano in questi due punti estremi, che sono pericolosi tutte e due, perché la esagerata analiticità toglie senso al nodo. Un nodo ha senso quando io ho una completezza di visione, quando il ragionamento che sta sotto quel nodo è completo, cioè non posso dire analizzare le fonti, prima devi conoscere tutte le fonti, le tipologie di fonti, dopo devi capire, dopo devi rielaborare. Analizzare le fonti sono questi tre momenti messi insieme che posso rendere di spessore, ampio o meno ampio a seconda dei ragazzi, degli allievi che ho davanti, ma il ragionamento è quello. Quindi attenzione a non smembrare troppo, l'esagerata analiticità svuota. L'esagerata genericità, cioè all'accorpamento rende generico il discorso, no? Molte volte gli insegnanti tendono ad accorpare perché, per esempio, si ritrovano, e loro lo raccontano quando noi lavoriamo dentro i laboratori, a non aver dato spazio a certi nodi, ma di averli toccati di striscio, mentre qui hanno un rilievo,
d'accordo? Allora tendono ad accorparli. Allora invece accorpare occorre stare attenti, perché nell'accorpamento si cade nella genericità, per cui mi trovo dentro lo stesso nodo situazioni diverse, processi diversi, che poi mi è anche difficile sostenere, promuovere nell'allievo e soprattutto valutare, perché sono troppi. Questo mi piace molto perché è la dimostrazione che fuori delle indicazioni, oppure anche stando dentro alle indicazioni, i nodi si moltiplicano. Cioè, non dovete pensare che siano quelli che li possa contare, no? Ma lavorando, ragionando, aprendo gli orizzonti anche di lavoro, noi possiamo trovare che cosa? Nodi che si collegano tra di loro e che generano altri nodi ancora. Io qui ho schematizzato quello che stiamo provando dentro il nostro laboratorio RED come gruppo di lavoro, perché agiamo prima lo proviamo noi queste cose. Sono più anni, che 2 anni che ci lavoriamo, e questo è un lavoro coordinato dal nostro collega Franco Torcellano, perché ci siamo trovati, lavorando nelle discipline, per esempio, con una serie di obiettivi che puntavano sul progettare. Se voi guardate bene le indicazioni, tutte le discipline, tutte, non ce n'è una, no? Ha dentro un grosso nodo espresso in un modo o espresso in un altro che punta su processi di progettazione. Dall'altro lato anche l'argomentazione è così, forse meno evidente, meno forte rispetto al progettare, ma anche per l'argomentare, fin dai primi anni di scuola. Ma ci siamo domandati, anzi abbiamo lavorato pensando di coniugare questi grossi processi con le tecnologie. E che cosa è emerso? È emerso prima di tutto che lavorando con le tecnologie, per progettare e per argomentare soprattutto, pensate alla ricerca delle prove, era molto importante raccogliere una serie di informazioni e quindi cominciare a trattare informazioni e contenuti, oltre che documentare ciò che facevamo. Allora, ecco che dalla coniugazione, dal ragionamento su due nodi che caratterizzano le nostre discipline, abbiamo trovato l'importanza di questo nodo, che era ai margini prima, cioè che fuori del digitale restava sfumato, restava ai margini, no? Io guardo lui perché è lui che ha coordinato il nostro lavoro. Ma ancora, Torcellan ci ha suggerito una serie proprio di social, di piattaforme di collaborazione che ci permettevano di potenziare il progettare, di potenziare l'argomentare, mi riferisco all'albero di perle, mi riferisco a Chialo e ad altri che lui ci ha insegnato ad usare, per cui entrando in queste piattaforme non solo venivano enfatizzati i processi, ma c'era la possibilità di fermarsi e di mettere a fuoco certi ragionamenti, ma anche di unire il progettare con l'argomentare. Per esempio, lavorando nel digitale, ogni progetto ha bisogno di una sua argomentazione, di una sua giustificazione, no? E soprattutto prendeva grande forza tutta la componente interattivo-relazionale. Ecco che a noi è piaciuto allora definire questo percorso, che è collegato in questa struttura a rete, un percorso di innovazione digitale, imprenditorialità e rieducazione all'argomentare, che non è solo il convincere, ma è il motivare, spiegare, giustificare. Prende un ampio respiro rispetto a una certa tradizione.
Questo è il primo format, il secondo lo illustrerà la collega Cazzador, il primo format che molte scuole hanno utilizzato magari per un anno, due anni, nel periodo di transizione, no? Prima di arrivare alla elaborazione completa del curriculum, come curriculum, perché è già una interpretazione. Nel senso che riportiamo i traguardi, gli obiettivi che si riferiscono a quel traguardo, interpretiamo questi obiettivi e troviamo i nodi ed esplicitiamo le competenze europee, imprescindibile questa mossa, non soltanto per dovere, ma per conoscenza, perché abbiamo trovato che rapportando gli obiettivi e i traguardi alle competenze europee c'è un chiarimento potentissimo proprio rispetto ai processi che vengono messi in atto. Per esempio, rispetto al progettare, molti insegnanti si fermavano alla elaborazione del progetto e alla sua realizzazione. No, non succede così nella realtà. Non succede così nella realtà. Un progetto va condiviso, va messo alla prova, va valutato, va documentato. Ma questo era evidente, non nelle indicazioni, è evidente, parlo del presente, nel passato, non è evidente nelle indicazioni, ma quando è emerso questo, ma nelle competenze europee. Quindi l'idea di progetto, cioè il ragionamento che noi dobbiamo perseguire e quindi una serie di azioni in classe, di passi da insegnare al nostro allievo, di situazioni di lavoro, si sono potenziate e arricchite anche di ulteriori processi che abbiamo ricavato proprio dalla correlazione tra vari obiettivi e competenze europee. Bene, allora, e qui io vengo al discorso che mi interessa di più, in base a che cosa indagare un nodo e come valorizzare un nodo. È l'insegnante che deve darsi da fare, un nodo è un nodo, ma la formatività va tirata fuori dall'insegnante. E allora, ecco questa slide che è molto piena, ma che direi esprime proprio la strategia che abbiamo voluto seguire. Leggetela a pandan, in parallelo. Allora, nel nodo noi possiamo analizzare i saperi di base. Che cosa ce ne facciamo? Li possiamo regolare, probabilmente dico cose, non probabilmente, sicuramente che già sapete, però rivediamoli insieme. Ci permette di regolare i saperi essenziali per una specifica comunità di studenti che nella scuola di Cittadella può essere diversa dalla scuola di Mestre della Giulio Cesare, per esempio. E ancora, se io devo insegnare, per esempio, a riassumere, ma qual è l'impegno mentale e il ragionamento che è previsto, quale metodo, cioè quale serie di azioni, di mosse, di orientamenti sono previsti e perché devo tirare fuori questo dal nodo, ci devo ragionare su questo, perché ricavo i processi da attivare. Questi processi li ricaverò pure da qualche cosa, no? Allora, ma soprattutto questi processi, su questi processi posso lavorare e li posso organizzare secondo le componenti di cui parlava il professor Tessaro e adesso vedremo perché e con quale utilità. E ancora, quali ostacoli nel nodo? Perché prevedere gli ostacoli? Perché io posso trovare elementi di mediazione, no? Prevedendo, posso provvedere con elementi di mediazione nel momento in cui sono in classe e devo far incontrare il mio allievo con questi problemi, ma soprattutto in un nodo posso riscoprire le situazioni d'uso, cioè i contesti dove quelle conoscenze, quelle procedure, eccetera, vengono messi in atto. E questi vanno esplorati, vanno proprio raccolti con gli allievi stessi
perché questi dobbiamo ricreare a scuola, in simulazione o in realtà, perché quelle sono le situazioni reali e autentiche che ci permettono di formare competenze. Naturalmente l'avete già visto voi prima, ragionando su un nodo, si aprono gli orizzonti e le finestre verso altre discipline, e questo ci porta a realizzare unità di apprendimento, interpluri, eccetera, disciplinari. Delle competenze ho già parlato. Mi fermo qui ad illustrare, cioè vado a fondo, su questi due punti che vedete segnati con la freccia, cioè i processi, dove cercarli, come attivarli, come utilizzarli, e le situazioni da ricreare a scuola. Allora, sicuramente i processi legati ad un nodo, che posso trovare all'interno di un nodo, mi possono, un aiuto mi può derivare da una lettura attenta delle indicazioni. I verbi che avevo grassettato già sono un grosso suggerimento. In realtà esistono anche dei framework, dei quadri di riferimento che tutti voi conoscete, che sono di una utilità estrema, ma guardate nella logica, perché quella, di quella ci dobbiamo appropriare. Allora, pensate, la literacy in lettura, tutti la conoscete, no? Elaborata da Oxe e Pisa e poi catturata anche da Invalsi, che ha sviluppato, la ripresa ha sviluppato ulteriormente una serie di sottoprocessi. Qui vengono indicati i processi fondamentali della lettura. Invalsi che cosa fa? Ma anche Oxe Pisa ha fatto questo lavoro, c'è infatti una comparazione che risale al 2009, no? Tra i due passi, i due procedimenti. Qui troviamo tutta una serie di processi che articolano quello più sovraordinato. Ed è molto interessante questo, perché voi sapete bene che questi processi diventano oggetto di lavoro, perché sono processi cruciali che devo proprio sostenere nell'allievo, d'accordo? Formo una competenza? Ragionandoci, io posso trovare le componenti, cioè posso trovare il modo di ricondurre questi processi del framework dentro alle componenti della competenza. Stessa cosa per i processi del problem solving. Quindi io li ricavo dall'alto, no? In questo caso. Ma là dove non ci sono queste risorse, ecco, allora vi presento un lavoro fatto con gli insegnanti di una scuola di provincia di Venezia, l'ascolto in musica. Mancando dei quadri di riferimento già così sistematizzati, abbiamo provato con il gruppo di musica che lavorava sul curriculum a fare un brainstorming. Ditemi voi che cosa curate, che cosa insegnate ai vostri allievi, che cosa è importante per portarli a diventare buoni ascoltatori. E allora abbiamo raccolto ciò che veniva fuori dagli insegnanti e poi abbiamo sistematizzato queste proposte del brainstorming mettendo insieme, no, come si fa con il brainstorming, quelle indicazioni che stavano bene insieme e trovando dei processi sovraordinati. E allora ecco che questa è la mappa nata in maniera induttiva, quindi dalla pratica, dall'agire, dalla riflessione degli insegnanti sul loro quotidiano, alla raccolta, alla sistematizzazione, e poi loro, quando poi hanno avuto questo strumento che ho presentato così sistematizzato, no, come risultato del brainstorming, lo hanno ritoccato e rimaneggiato ancora, adattandolo evidentemente a delle loro esigenze più contingenti. Ecco. E veniamo a questo esempio che è molto interessante, perché
insegnanti chiedono molte attività di formazione sull'insegnamento della riformulazione, del riassunto, delle sintesi, eccetera, anche in vista dell'esame di fine ciclo. Allora, per fare un lavoro simile a quello che abbiamo visto è stato necessario quindi integrare lettura e scrittura. E dove andare a trovare i processi? Ecco, questa è una mia elaborazione, ma qui ci sono libri e libri dietro, oltre che esperienza. Quindi ricavo dallo studio, dall'epistemologia della disciplina, che devo poi rielaborare secondo una logica, secondo una strategia che mi permette di risolvere il problema. Per cui vedete i processi del comprendere, quelli del riformulare, collegati da tutta una serie di processi di riduzione del testo. Se io non insegno il mio allievo a ridurre il testo con attività specifiche, difficilmente lui saprà fare un riassunto. Io non gli posso dire prendi questo testo e riassumilo, ma come? D'accordo? Ecco allora che su questa mappa abbiamo cominciato a riflettere e sicuramente questo in classe con i ragazzi, lavorando sui testi di Raffaele Simone. Raffaele Simone calcava la mano, gerarchizzare, no? Che vuol dire scegliere le informazioni in base al grado di importanza che hanno per il destinatario del mio riassunto. Naturalmente se cambio destinatario cambia anche la scelta delle informazioni. Ebbene, muovendomi tra gli insegnanti, io ho visto che gerarchizzare non veniva portato avanti, ma allora ritorno, cioè uscendo dall'esempio. A che cosa serve esplicitare la mappa dei processi studiando o anche lavorando come insegnanti, no? Riflettendo sulla nostra pratica professionale? Significa avere un quadro che ci sforziamo sia il più completo, il più eloquente possibile. E poi su questo quadro, in base al livello scolare dei nostri allievi, andremo a forzare, a calcare su certi processi o su altri, ma alcuni diventeranno imprescindibili. Naturalmente su questi possiamo anche poi procedere, come per gli esempi precedenti, ad un ordinamento in base alla componente cognitiva, operativo-agentiva, metacognitiva, interattivo-relazionale, e trovando un processo sovraordinato che li tiene insieme. Perché questo lavoro? Quale spendibilità ha questo lavoro? Ebbene, subito ha la spendibilità di andare verso i mezzi da predisporre per raggiungere le nostre mete. Per esempio, sicuramente quello di costruire strumenti di valutazione. Poi Nella parlerà lei della matrice di valutazione, ma come vedete la matrice è costruita secondo le componenti e riporta qui quei processi sovraordinati che insieme, come gruppo di insegnanti, avevamo individuato. Questa è una parte affascinante, terribilmente affascinante, perché quello che ho riportato qui è frutto di un lavoro fatto con i ragazzi. E vi suggerisco di farlo sempre, sia che voi lavoriate con i piccoli che lavoriate con i grandi, anche con gli insegnanti in formazione. Allora, nodo significa un campo più specifico, un campo più circoscritto. Allora, nel nodo, ragionando in termini di nodi concettuali e formativi, noi più facilmente andiamo a individuare le situazioni in cui quelle determinate conoscenze, quei processi, eccetera, eccetera, vengono messi in atto. Qui questi allievi hanno sciorinato tutta una serie di casi in cui secondo loro hanno riassunto o hanno fatto le prime mosse del riassunto. Per esempio, mi dice,
dicevano, professoressa, ricercare informazioni utili, per esempio devo trovare degli spunti che mi aiutino a scrivere, ma io li gerarchizzo, non riassumo ancora, ma gerarchizzo. Oppure, professoressa, il nostro allievo, non, compagno, non conosce l'italiano, non sa. Allora, se io gli riassumo quel testo, quell'articolo di giornale, no? Lo posso aiutare. Operazione abituale, ma quando c'è nero su bianco, operazione difficilissima. Difficilissima, quasi ci sono dei passi quasi da scoprire, no? Perché occorre intervenire sul contenuto in base a quel ragazzo, sulla lingua, sulla struttura e via dicendo. Pensate poi al sunto automatico, questo ha portato un delirio in classe, perché i ragazzi vedevano un riassunto fatto solo per cancellazione, che veniva spacciato quindi per riassunto, d'accordo? Ma erano i riassunti uguali a quelli che facevano loro prima che io dicessi assolutamente no, tu devi usare altre tecniche, altre strategie per riformulare e vediamo quali. Però avere un sunto automatico già sotto mano e dire no, non va bene questo, io avrei fatto così, eccetera, innescava riflessioni di tipo metacognitivo che mettevano in gioco tutti quanti quei processi che abbiamo visto prima, potentissimi, e questa possiamo dire che è una situazione anche nota, no? Perché loro agivano su ciò che è familiare. Bene. Arrivo, ho finito e qui vado velocissima perché poi ve lo leggerete voi. Io voglio dimostrare come questi passi, alcuni dei quali hanno, diciamo così, ci hanno guidato nella costruzione del nostro curriculum. Ma il titolo di questo seminario è Il curriculum è oltre. Allora, non è più possibile dire il curriculum è lì, l'abbiamo costruito e lo lasciamo lì. Dal curriculum, da quegli elementi che già lo avete visto nel mio discorso, io ho ricavato mezzi, linee di condotta, strumenti, mosse, attenzioni per realizzare una micro progettazione. Non creo nulla di nuovo, allora la scorro semplicemente, no? Ho proprio sbagliato, eccola, fermi, eccola, non mi funzionava il, ecco qui, questo è un progetto pensato per una terza, una buona terza che aveva già lavorato prima sul riassunto, ma facilmente trasportabile anche alle superiori per ragazzi che non hanno lavorato specificatamente sulle sintesi, sulle riformulazioni, cosa che invece alle superiori è un passo obbligato. Ecco, qui se sempre riesco a togliere questo, eccolo qua, ve lo vedrete voi con calma, vedete in questo che è un format della nostra unità di apprendimento, noi riportiamo da una parte le tappe dell'unità di apprendimento, riassumere secondo modalità differenziate di approccio, e qui man mano io penso ai processi, queste attività, quali processi, quali situazioni. Quello che è in blu sono le situazioni problematiche su cui mi voglio soffermare molto di più, fino ai momenti in cui i miei allievi si valutano, cioè non sono solo io a valutarli, ma loro si valutano reciprocamente e con me, e quindi usiamo insieme quello che è lo strumento della matrice di valutazione che avete visto prima. Per cui all'interno di un percorso ogni insegnante può scegliere le vie che vuole, diciamo, no? Ma se ha per esempio già a monte, già a livello di curriculum, predisposto degli indicatori di valutazione, ha un faro che illumina ma che richiama anche, no? E che quindi crea collaborazione, crea unità.
Gli obiettivi di conoscenza, questo è il processo di valorizzazione del nodo, una strategia per l'apprendimento, spero di aver dimostrato le tattiche. Gli obiettivi di conoscenza e i saperi diventano dunque obiettivi formativi solo attraverso l'insegnamento, e in ciò sta il proprium dell'azione dell'insegnare. Questo lo diceva Piper.